Pozzi prende spazio, ma le resiste molto bene la prima staffettista della B, vale a dire Elena Martino. Il cambio, la seconda staffettista italiana in buona posizione, Rossella Tarollo, che ha cambiato a sua volta. È la volta di Daniela Ferriano, adesso che vediamo in testa, nettamente in testa. Sono gli ultimi 100 metri con ottimamente in terza corsia Maria Masullo, che taglia nel tempo.